Video recensione dedicata a Monsters & Co. Run, il titolo è della Disney. In questo gioco andremo a vivere un'avventura insieme alle famose squadre di spaventatori della Monsters & Co. per salvare Bo. Il gioco è prodotto dalla Disney e dai creatori di Mega Run. Vediamo subito il menu principale. Sulla destra abbiamo il tasto Extra per vedere i risultati, classifiche, le informazioni, Facebook, audio ed effetti sonori. Torniamo indietro, il negozio che ci permetterà di ovviamente comprare le squadre, perché sono previste ben 5 squadre di Monsters & Co., quindi potremo scegliere tra Mike, Sully e tutti gli altri personaggi di questo film. Ovviamente i gadget, i salvataggi e ovviamente la possibilità di comprare tramite acquisti in app le monete, quindi per accelerare gli acquisti, le monete gratis e gli altri giochi appunto del produttore e il tasto ovviamente per giocare. Potremo esplorare 5 mondi e 80 livelli differenti, dai tetti di Mostropoli alle caverne ghiacciate. Poi ovviamente potremo comprare quindi 20 potenziamenti esplosivi come il jetpack, le pistole laser, ma tantissimo altro, ovviamente tutto per raggiungere e salvare Bo. Potremo inoltre andare a sconfiggere e dovremo ovviamente affrontare i famosi mostri del film. E il gioco adesso lo andiamo a vedere nel dettaglio. C'è la possibilità di giocare la modalità infinita, quindi giocare senza ovviamente un fine, quindi giocare un vero e proprio runner game senza il completamento del livello per passare a quello successivo, quindi andare il più lontano possibile, se no ovviamente andare a giocare i vari livelli previsti, ovviamente anche altri in arrivo. Entriamo nel primo mondo, Tetti di Mostropoli, e vediamo subito il funzionamento. Questi sono tutti i vari livelli da giocare, completare e superare. Eccolo il video introduttivo del primo livello, quindi dovremo inoltre raccogliere durante il livello le monete e sbarazzarci dei mostri per ovviamente avere il massimo delle stelle. Vedete, Bo ha perso gli oggetti e dovremo riuscire a trovarli tutti e tre in ogni livello per avere ovviamente 3 stelle. Tappe sullo schermo e ovviamente ci sarà un salto semplice, doppio tap ci sarà un salto più consistente. Adesso lo facciamo, uno, eccolo qui. Lo facciamo subito, saltiamo, ecco i vari oggetti che si raccoglieranno. Ci saranno anche degli oggetti che permetteranno al nostro personaggio di trasformarsi nell'altro elemento della squadra, eccolo qui, che ovviamente essendo molto più forte riuscirà a distruggere tutto quello che si troverà di fronte. Ecco un altro oggetto raccolto, abbiamo raggiunto e quindi completato tutti e 3 oggetti previsti dal livello, così che potremo avere facilmente le 3 stelle. Vedete, graficamente è molto curato, molto piacevole alla vista e ovviamente i personaggi sono realizzati in maniera impeccabile. Ovviamente ci sarà anche una barra di esperienza che ci permetterà di aumentare di livello per sbloccare tantissimi oggetti, potenziamenti e quant'altro. Quindi Monsters & Co. Run è veramente un'ottima avventura dove vestiremo appunto i panni delle famose squadre degli spaventatori della Monsters & Co. per andare a raggiungere e salvare l'amico Bo. Sono previste appunto 5 squadre di Monsters & Co., potremo esplorare 5 mondi e 80 livelli, 20 potenziamenti esplosivi, potremo affrontare i famosi mostri del film e potremo giocare tutti i vari livelli ovviamente al completamento del livello, oppure giocare la vera e propria modalità infinita. Alla prossima!